Salve a tutti, come sappiamo, parlando di light drifting, una delle prerogative di questa tecnica è quella di cercare di far calare l'esca con una naturalezza abbastanza veritiera. Si tratta quindi di far affondare solitamente un'esca come una sarda o mezza sarda o un boccone di sarda che segua l'andamento della corrente e vada ad incontrare la pasturazione che noi facciamo durante l'azione di pesca. Non sempre però riusciamo a pescare con poco piombo o addirittura senza piombo, che sarebbe la cosa migliore. Dobbiamo quindi cercare di alternare la nostra piombatura con dei piombi intercambiabili in modo da far calare correttamente l'esca. Di questo aiuto ci vengono i nuovi piombi, i lead drop, che sono delle torpille con un tubicino interno in plastica, un tubicino che cambia di colore in base anche alla dimensione della torpilla, comunque su ogni torpilla è scritto il peso. Noi non abbiamo non sappiamo in precedenza quanto piombo dobbiamo usare, dobbiamo quindi avere una scorta di piombini pronti ad intercambiare in base alla corrente che troveremo sulla zona di pesca. Questi piombi nuovi partono praticamente da quei dei più piccoli, che sono 0,50, fino ad arrivare ad oltre 20 grammi. Noi di solito consideriamo anche una cosa, che nell'high drifting più piombo mettiamo, meno sarà la nostra azione catturante, quindi la nostra intenzione sarà sempre quella di pescare con poco piombo. Però d'altronde a volte ci troviamo davanti a situazioni di pesca particolari dove un po' di piombo dobbiamo metterlo. Abbiamo quindi la necessità di fare dei piombi intercambiabili. Con queste torpille noi riusciamo, tramite una piccola modifica, a fare ciò che vogliamo. Per costruire i nostri piombi intercambiabili, o perlomeno per cercare di farli diventare intercambiabili, abbiamo la necessità, oltre che della torpilla, anche dei fast link, ovvero sia delle micro girelle con un gancetto e un pezzettino di gomma, in modo che possiamo applicarlo sul nostro terminale a piacimento. Quindi noi abbiamo bisogno di queste micro girelle e dei nostri piombi e un pezzettino di filo, non occorre altro. Magari una micro perlina da mettere a battuta sotto, vi farò vedere come. Per vedere meglio la cosa vi prendo un piombo a caso, prendiamo questo che è 5 grammi e procediamo alla preparazione del discorso di intercambiabilità. Con questo piombettino mettiamo una girella del numero 20, uno spezzone di nylon, diametro 0,20-0,25 va benissimo, leghiamo la girella nodo scorrevole, va benissimo, quindi abbiamo il nostro spezzone con la girella che inseriamo nella torpilla. Possiamo benissimo far entrare anche il pezzettino in modo da incastrare la nostra girella. Mettiamo una perlina, ne ho messe due per sicurezza, addirittura se uno vuole qua nella parte inferiore possiamo mettere uno stuzzicadenti e tagliarla al pari alla solita funzione. Mettiamo la perlina e facciamo il nodo per stringere la perlina. A questo punto noi abbiamo la nostra girella, in questo caso 5 grammi, con il gancettino che applicheremo al nostro terminale chiudendolo. Se si stringe creeremo un piombo fisso, se lo lasciamo un po' più lento addirittura sarà scorrevole. Il tutto da intercambiare in base appunto alla corrente, quindi a disposizione avremo diverse grammature in modo da cambiarle appunto a seconda della velocità della corrente.